il codice rosso raccoglie un insieme di normative, un insieme di leggi sempre in aggiornamento che per noi sono un po' il punto di riferimento. Tenenze e stazioni delle quattro compagnie del Comando Provinciale di Modena sono quotidianamente coinvolte, anche mediante gli interventi delle pattuglie radiomobili. Infatti si sono occupate sin dall'inizio dell'anno di circa 200 eventi riconducibili a maltrattamenti in famiglia, nonché 60 casi circa ascrivibili agli atti persecutori, quindi stiamo parlando di più di un'occorrenza al giorno, senza contare gli altri ulteriori reati, nonché le frequenti, direi quotidiane, liti in famiglia, che richiedono un'immediata presenza sul posto a seguito della segnalazione alle nostre centrali operative. Nel solo mese di luglio, in ambito provinciale, l'arma del posto si è interessata, si è occupata di circa 50 casi di situazioni di conflittualità. L'impegno dei nostri presidi è massimo al fine di recepire qualsiasi segnale elemento di rischio, nonché agire nell'interesse a tutela di qualsiasi situazione di vulnerabilità. La violenza può essere di molti tipi, non solo quella fisica, quindi più evidente, più concreta, ma è quella psicologica che instilla nella vittima quel senso di colpa, di inadeguatezza, di solitudine che va assolutamente recepito e va segnalato da chiunque, è a conoscenza di situazioni da attenzionare. I nostri comandi sono a disposizione e sono punti di ascolto attivo H24 in grado di fornire una soluzione. Denunciare è liberarsi dalla violenza. Per questo il messaggio che diamo a tutte le vittime di violenza è: se è importante, possiamo aiutarti. I 200 casi di cui parla corrispondono a 200 casi in cui è scattato il codice rosso? Sono 200 casi, esatto, riconducibili a maltrattamenti, quindi è scattato il codice rosso e quindi l'arma si è mossa al fine di, come dicevo prima, costruire tutta la vicenda della vittima. Cosa succede quando scatta la procedura di codice rosso? Quando scatta la procedura, innanzitutto si attivano tutti gli interlocutori in campo, quindi agiamo in sinergia con gli altri enti, così da garantire una risposta più completa e che fornisca la massima protezione alla vittima. Raccogliendo tutti gli eventi, poi li comunichiamo all'autorità giudiziaria. L'autore dei maltrattamenti vengono allontanati. Ci sono dei casi in cui sì, dipende dalla situazione, va ricostruita per bene, quindi riusciamo a capire come Non muoverci. sempre vengono allontanati, quindi. Quando il maltrattamento è in flagranza, si procede anche all'arresto. L'arma ha anche degli speciali punti d'ascolto per le vittime. Sì, l'arma nei suoi presidi ha a disposizione anche delle stanze ad hoc, si chiamano stanza tutta per sé, in cui riusciamo a mettere a proprio agio la vittima e quindi accoglierla e agevolare la ricostruzione dei fatti e quindi l'ascolto.